Benvenuti a tutti, qui Enzo Di Nardo, aka Guerra Nera, e oggi vi porterò una guida su come platinare un gioco davvero molto simpatico. Il gioco in questione si chiama Exit the Gungeon. Già abbiamo portato la guida in precedenza di Enter the Gungeon, che è la versione prima di questo gioco e che ha una dinamica di gioco completamente diversa. Quindi vi porto a vedere questo gioco incredibilmente figo, che mi è piaciuto sinceramente tantissimo. È platinato da pochissime persone, veramente pochissime, e io sono uno di questi e spero che anche voi lo diventerete, con tutta sincerità, perché secondo me questo gioco merita, è molto funny. Quindi vi porto con me e andiamo a vedere come platinare questo adorabile gioco. Tra l'altro non mi sembra vero, no, ritornare a fare le guide al platino come tanto tempo fa, tanti mesi o forse anni fa, non so quanto tempo è passato sinceramente, ma insomma, ritornare qua con voi per me è sempre un piacere. Infatti sono tornato dal mare, ho detto, ma io voglio fare un video al platino. Ho preso la PlayStation di mio fratello, che avevo regalato a mio fratello, ho detto, io voglio fare un video per il platino perché ho giocato dalla sua PlayStation, cioè, alla PlayStation gli ho regalato io, però va bene. Andiamo a fare quindi questa guida, andiamo a mettere la game capture e let's go guys. A questo punto ci siamo. Il gioco in questione, da come potete vedere, si chiama Exit the Gungeon. Ha praticamente ben poche cose da ricordarsi precisamente per poter ottenere questo trofeo platino. C'è da dire tra l'altro che solo il 3,2% lo ha platinato, e di una nicchia veramente piccola di persone, nel senso poche persone lo hanno platinato. Poi nel caso vi faccio vedere, o ve lo scrivo, ve lo incollo, non lo so, me lo fate sapere voi nei commenti andandolo a cercare sul sito dei Trophy Hunters e quant'altro, oppure me lo fate sapere sul gruppo Telegram, perché poi sono curioso di sapere cosa ne pensate poi di questo gioco. E insomma ragazzi, per platinarlo c'è bisogno di poche cose da ricordarsi, come dicevo. In pratica maggiormente, e dico maggiormente, in questo gioco bisogna giocare, e voi mi direte, ma come giocare? Si fanno delle vere e proprie run, ok? Queste run funzionano così: si entra all'interno del dungeon, si finisce la run con un personaggio in particolare, si cambia il personaggio e si fa un'altra run, e così via, facendo queste run si sbloccano con delle chiavi che dovete assolutamente acquistare, dei nuovi personaggi che andranno poi lì e andranno a formare la, diciamo, la stanza d'ingresso, la lobby. Quindi adesso io vi mostro la lobby completata e vi dico cosa dovete prestare attenzione, cosa dovete fare il prima possibile, mettiamola così. Insomma, sono abbastanza in hype, questo gioco mi ha divertito tanto, l'ho giocato così di tanto in tanto, come dicevo, da quest'altra PlayStation che alla fine l'ho presa e l'ho spostata, e insomma, andiamo, let's go. Questo è, questa è la skin che io vi consiglio assolutamente di acquistare in modo gratuito. Perché? Perché in questo shop che vedete in basso a destra, una volta che sbloccate la lumaca, che è questa qui, che è praticamente un cappello in testa, la dovrete acquistare gratuitamente, perché vi dirà che ci sarà la possibilità di farlo. Acquistate questa qua, mi raccomando, si chiama Maestroso, si trova in fondo a tutto e costa 200 crediti, che sono tantissimi. A ogni partita vinta e soprattutto ogni boss ucciso di ogni livello del dungeon vi vengono dati questi crediti, che dovranno essere utilizzati in questo caso per acquistare le skin di tutti i personaggi e per acquistare tantissimi di questi cappelli. Tra l'altro quando si apre la cosa dei cappelli lagga un po', ma insomma non è un problema, perché tanto una volta che si seleziona è fatta. Quindi tutti questi personaggini bisogna sbloccarli. Nonostante io abbia finito il gioco, questa porta non si è aperta, quindi in quest'altra edizione non si aprirà. Qui insomma la parte di questi altri personaggi che si andranno a sbloccare, Winchester con i suoi mini giochi. Quindi i mini giochi di Winchester sono importantissimi all'interno del gioco. Dovete assolutamente non pensare a come completarli, ma bensì dovete prendere gli oggetti che si trovano nelle mongolfiere all'interno dei suoi minigiochi e di altri tipi di minigiochi, come il golf vendicativo. All'interno di questi minigiochi ci sono delle mongolfiere e voi dovete colpire l'oggetto sotto. Se colpite la mongolfiera e la distruggete non vale,
Quindi dovete andare sotto sotto e colpire la cosa che viene mantenuta da queste mongolfiere. Così la otterrete e potrete ottenere dei trofei di miscelania. Quindi che si ottengono solo ed esclusivamente così. Quindi ci vuole anche un pelo di fortuna, ma se ve lo ricordate perché ve lo sto dicendo, allora super easy. Poi qua è possibile cambiare le armi. Così è comparsa armi attive e così arma casuale. Armi attive potete fare il trofeo di avere 8 armi, mentre invece casuale è un'unica arma che cambia. Poi dovrete parlare tantissime volte con i personaggi che trovate qui. E qui, parlando con questi due personaggi, sbloccherete a un certo punto la modalità belva. La modalità belva è questa qua, modalità belva, sì. Una volta che completate questa, ci riparlate e farete modalità belva 2. Vi darà un trofeo e vi darà la possibilità di acquistare un cappellino che si acquista solo in questo modo. Poi, per acquistare un altro tipo di cappellino, dovrete assolutamente, dico assolutamente, finire una run con un personaggio che ha una scatola in testa. Quindi quando acquisterete il cappellino dovrete vincere una run con questa scatola in testa e vi sbloccherà un altro cappellino. Perché per platinare il gioco dovrete acquistare tutte le skin e acquistare tutti i cappellini. Quindi è essenziale. Per sbloccare un altro cappellino segreto dovrete fare l'allenamento di questo tizio. Quindi entrate qua dentro e non lo cagate di striscio. Fate l'allenamento senza darlo a parlare. Vi sbloccherà un altro cappellino che si chiama il villain, se non sbaglio, il cattivo. E lo acquisterete, che ovviamente vi servirà, sarà essenziale. Qui uscirà uno shop, tra virgolette, segreto, in maniera randomica. Dovrete completare, quindi, acquistando con i crediti questi oggetti qua. E qui stessa cosa, dovrete acquistare ogni cosa, come il vecchio Enter the Gungeon, ma in questo caso Exit the Gungeon. Quindi quando risulterà rosso con le X significa che avrete acquistato ogni cosa. All'interno del Diginomicon potrete trovare praticamente tutti gli oggetti che avete visto. Quindi di conseguenza, se non vi ricordate cosa fa un oggetto, lo andate a cliccare. I don't know, per esempio Sindrome di Andromeda Arm. Questo è veramente forte, riduce la salute dei nemici. Cioè, non vi ricordate cosa fa, lo andate a cliccare, così prima di acquistare un oggetto andate sempre a vedere cosa fa. Quindi stra essenziale, è molto importante, insomma, prendere tutti i vari oggetti. E come dicevo, quindi ragazzi, vi mettete lì e giocate. Ci sono personaggi come il principale, che è questo qua. Poi ci sta il Marine, che è questo. Ci sta di nuovo il proiettile, super carino. Tra l'altro ci sta, se non erro, un cappellino segreto che si sblocca con il proiettile nelle vesti di un personaggio particolare. Quindi se non sbaglio, Odio Avventurioso del Coniglio. Ma voi comunque dal run che dovete fare, appena comprate una skin, giocate e vincete almeno una run, perché dovrete giocare un bel po'. Poi ci sta la Cacciatrice, che è questa qua, con il suo umile destriero. Questo qua è un cappellino che gli avevo equipaggiato. Poi ci sta il maestro, che ci ho messo una forchetta in testa e l'abito più costoso. L'Evasa, stessa cosa con una skin differente. E il robottino, che pure ha una skin diversa perché l'ho acquistata e gliel'ho equipaggiata. Se volete fare delle run più semplici possibili, utilizzate lui, il pilota. Il pilota mi sembra che ha le run più semplici possibili. Sa di fatti che adesso vi mostro una maniera super veloce come, tra virgolette, fare le run. Cercate sempre di non farvi colpire, così che le combo non verranno bloccate, perché se vi vengono bloccate le combo non avrete tanta fortuna all'interno delle casse, ecco. Quindi vi consiglio vivamente di completare le combo, di arrivare a 20, che è il numero massimo. Quindi ragazzi, quando potete, cercate di arrivare a combo da 20. Poi ci sta la schivata, che ovviamente è stra importante, che si fa con cerchio, e la schivata nel salto, che si fa con doppio salto. Quindi doppio salto stra importante. Quando si salta non si viene colpiti dal nemico. In più ci sta una possibilità, che è la possibilità di utilizzare questi oggettini che vedete in alto a sinistra. Tra l'altro vi vorrei far vedere, ecco qua, ad esempio in questo caso io ho perso un mezzo cuore e mi si è azzerata la combo. Tra l'altro vi voglio far vedere che se mi mettessi qua dal lato sinistro qua della camera, insomma la parte sposto la camera, si vede in basso a destra, si vedono le armi che vanno cambiate in maniera randomica, perché questa è la run randomica, ok?
Questi qua sono oggetti. Tipo questo qua, pelle di piombo, non mi fa fare danno per un bel po'. Se beccate questo oggetto, pelle di piombo, quando siete da qualche boss, ragazzi, non dico che è vinta senza che, che prendete danno, ma se dura la pozione fin quando non andrete a fare quel che dovete fare, allora state a posto. Tra l'altro dovete sempre parlare con i personaggi, sempre, perché da come potete vedere qua ci sono degli sgabelli. E se mi dovessi... Ah, tra l'altro ho sbagliato, questa è la run, avevo messo la run quella con le armi da poter comprare, io non la preferisco. Infatti comunque se parlate sempre con i personaggi, qua alla fine ci sarà una quest secondaria che vi darà un trofeo e vi farà sbloccare sgabelli ovunque. Queste stanze, diciamo tra virgolette, sono opzionali, ma io consiglio sempre di finirle, di completarle. Perché? Perché quando si completano queste stanze è veramente ottimo, dal fatto che potete ricevere degli oggetti, delle scatole randomiche. Ovviamente se volete arrivare al boss finale super cazzuti, beh ragazzi, vi conviene ovviamente cercare di massimizzare il vostro equipaggiamento. Quindi di conseguenza provate sempre a terminare questo tipo di distanze, ecco. Quindi il mio consiglio è fare sempre ciò. Questi colpi qua non vi fanno danni, vi spostano solo, quindi dovete prestare solo attenzione alle mappe, quelle lì nella quale si può cadere giù o se vi dovessero lanciare addosso a un nemico. Poi per scendere giù basta che premete X e mirate verso il basso e si continua a scendere. Questo qui è un oggetto non arma, ma bensì è una bomba che a un certo punto viene lanciata tipo in maniera quasi randomica e va addosso al nemico ed esplode, quindi gli arreca del danno. E niente, come vi dicevo, vi consiglio di fare tutte queste stanze. Da come potete vedere le armi, in questo caso la prima arma anche nella modalità delle armi con la cassa che potete acquistare, lo stesso è randomica. Quindi di conseguenza se finite i proiettili o quant'altro non rimarrete con l'arma base, come per esempio all'interno di Enter the Gungeon, ma bensì vi uscirà comunque un'arma che cambierà in automatico senza che voi vorrete. Quindi se vi uscirà un'arma super buona, mi dispiace per voi ragazzi, ma ve la cambierà comunque. Come nello scorso gioco, da come potete vedere ci sta la corazza. Ne acquisto una così giusto per farvi vedere. Se dovessi prendere danno, funziona come una sorta di obliteratore tra virgolette. Quindi un solo colpo ci toglie l'intera corazza. Quindi non come il cuore, che per togliere un intero cuore bisogna prendere due danni. A meno che il nemico non è un nemico tipo malefico tra virgolette, che ha un'aura oscura, e in quel caso se vi dovesse colpire vi toglie un cuore intero. Di solito per far uscire quel tipo di nemici, quel tipo di nemici escono quando si fa una combo altissima. Tipo se per esempio voi giocate veramente in una maniera eccellente e state sempre a combo 20, vi può capitare qualche nemico con l'aura oscura. Spero per voi che non vi esca un nemico con l'aura oscura, che praticamente insomma il boss, perché in quel caso ragazzi vi spaccherà e cioè un colpo del boss e il boss diciamo che molto più facilmente vi può colpire rispetto ad altri, in quel caso ragazzi vi farà del male. Adesso cercheremo di fare il boss no hit, anche se io ho cambiato televisione perché l'ho spostata e l'ho messa sul cioè ho messo la PlayStation nella mia televisione per poter fare il video, quindi di conseguenza adesso non sono abituato, ma ci proverò, cercherò di fare no hit per voi, anche se è un po' difficile. In questo caso adesso ho utilizzato l'obliteratore. Perché ho utilizzato l'obliteratore? Perché comunque l'obliteratore, oddio, ok, in questo caso è stato l'ho utilizzato prima di ricevere un colpo, in modo che non sono morto amaramente. Mi devo un po' impegnare perché sennò mi menano. Oh, go 2, mi dispiace, allora non ce l'ho fatta a farlo no hit. In questo caso guardate qui, pozione della... Posso proprio lanciarmi su di lui, proprio dentro di lui, fin quando non mi scade la pozione che si trova adesso dove c'ho la camera in basso a sinistra. Il boss non mi arreca danno, quindi di conseguenza posso anche mettermi su di lui. Bisogna avere una fortuna sfacciata per droppare la pelle di piombo. Infatti sinceramente dropparne due nello stesso livello sono stato abbastanza sculato. Comunque detto ciò ragazzi, io penso che una volta che avrete eseguito tutti questi vari step
o se doveste morire o se doveste finire il livello, vi darà i crediti e quant'altro. I crediti, come vi dicevo, vi serviranno per fare quel che dovete fare. Sono 5 livelli. Non voglio fare un'intera run. Se me lo chiedete nei commenti, vi porto anche un gameplay di un'intera run con qualche personaggio eventualmente in particolare. Anche perché una run, mediamente, almeno 20-25 minuti bisogna. Cioè, bisogna giocarci 20-25 minuti. Poi, se si fa anche il boss nascosto, che non è obbligatorio, vi servirà solo per prendere qualche trofeo, che è una sorta di polipo cattivissimo. Ma dovrete comprare una chiave a 200 monete. Quindi, quelle 200 monete risparmiatevele. Una volta che prendete il trofeo, non ve lo cagate proprio più quel boss, perché è una sorta di boss segreto opzionale, che comunque non è che vi servirà poi così in particolar modo per fare qualcosa, se non che per prendere quel trofeo legato a questa cosa. E beh, ragazzi, io che dire, a questo punto vi posso dire che la guida al platino di questo adorabile gioco è finita, e anche perché i consigli migliori sono questi: giocare, 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 cercare di prendere questi cappellini ricordando queste varie cose e colpire non le mongolfiere, ma l'oggetto sotto le mongolfiere. Ma soprattutto, per poter arrivare a questi step, parlate, parlate, parlate con gli NPC. Sempre, perché talvolta vi sblocca una missione segreta, il vecchietto vi sblocca la missione segreta, il barista e il tizio del dungeon e così via. Quindi, per poter far uscire l'oggetto sotto la mongolfiera, avrete bisogno comunque di parlare con gli NPC. Quindi, di conseguenza, fate questi 3-4 step e vedrete che platinerete questo gioco, che è super simpatico e, secondo me, a parer mio, anche impegnativo. Non è molto facile in realtà, soprattutto inizialmente, fin quando non si va a imparare abbastanza bene la schivata. Quindi, questo gioco indie, per me, approvato 10-10, adoro questi tipi di giochi, non ci posso fare niente, sono troppo belli. E detto ciò, io spero che vi abbia fatto piacere questa nuova guida al platino. A me sì, personalmente, perché sono contentissimo di portarvi un altro video dopo così tanto tempo, inerente ovviamente ai trofei platino. Poi cercherò di farne anche altri, che siano, vabbè, gli unboxing pure, vi porterò presto anche un altro unboxing. E ragazzi, detto ciò, io vi aspetto sul gruppo Telegram. Tra l'altro, ho creato un gruppo, anzi un canale con le offerte Amazon di gaming, elettronica, informatica e quant'altro. Vi aspetto anche lì, vi lascio il link in descrizione. E raga, che dire, ci vediamo alla prossima guida al platino. Io sappiate che vi adoro e mi siete mancati una cifra, ma ci vediamo nel caso anche sugli altri social e sul gruppo Telegram. Un abbraccio, se il video vi è piaciuto, spolliciate e commentate. Un abbraccio, ciao raga, vi voglio bene, a presto.